E bella a tutti ragazzi, qui Wolf già questo nuovo live che noi siamo qui sempre su Battlefield 3 su Golfo di Oman. Ok, adesso vediamo cosa che succederà. Si è finito sul primo server bugo che vedo. Ma no Spanish and Dutch. Sì, allora. Per capire se è una cosa razzista, là non so. Perché ok, intanto. Olandesi, ok, ma spagnoli mi sembra che abbiano chissà che chissà che connessione. Magari scopriamo che c'è una migliore. Migliore di quella italiana, ragazzi, non ci vuole niente. Non ci vuole niente. Ok, perché così laggato? Scusatemi, quale fazione? Allora, stai con quattro tizi che campano non mi va proprio. Cioè, non è che campano, sono cecchini. Quello dei cecchini che... Ok, questo qua una volta mi dà la possibilità di uccidere qualcuno. Mi faccio come ho sempre fatto, cioè da solo. Cero. Cero. Stavo per prendere. Io e i miei rientri schifosi. Salve, ti ricordi chi sono? Quello che tu hai ammazzato. Vendetta! Ma ragazzi, Battlefield mi sta veramente facendo venire delle crisi nervose per queste cose qua. Perché ragazzi, non hanno un minimo senso. Non hanno senso, vi rendete conto? Non hanno il minimo senso. O forse nella mente contorta degli sviluppatori, sì. Ma nella mia no. Ragazzi, sti qua, che poi sembra lui. Entriamo qua. Mi stanno veramente facendo venire delle crisi nervose di proporzioni colossali. Che sono? 3-3, ne ammazzo uno, non uccido, ne ammazzo uno, non uccido. Però ho detto, mi stanno venendo crisi nervose. Già, povero ecco, poi adesso mi sono accorto una cosa, che quando continuo a schiacciare serie per trovarmi un DC, cioè proprio impercettibilmente, cioè veramente, uno schiaccio veramente di poco, schiaccio L2, comunque per adesso non so quale che sia il Xbox, sarà LA, ragazzi, no LB, sì LB, sono ragazzi, non fateci caso, io non ci ho mai giocato, non ci ho mai fatto caso. Lasciate stare, insomma, quello che dico perché non so cosa sto dicendo, sono in possesso delle mie pie immersioni mentali. Guarda che è C4 attaccato. Ok, cos'è che volevo dire? Anche se non ci fai saltare in aria, siamo felici lo stesso. Comunque, cos'è che volevo dire? Ah già, aspetta un attimo. Voglio dire, comunque, chiaramente no. Beh, ma ci andiamo su questo qua. Comunque è così, questo coso qua è, quindi è sensibile, che lui lo schiaccia impercettibilmente e lo tira la granata. Ma veramente, cioè, non è... Adesso mi sono accorto ultimamente, perché vabbè, io ovviamente non giocando tanto avanti, ma comunque c'è una cosa che mi sembra fin troppo sensibile, cioè. Anche perché non credo che sia dipendente dal gioco, non credo. In realtà scopo quello è, però, cioè, che dal gioco, dalla sensibilità del gioco. Anche perché non ho la minima idea di che questa sensibilità del gioco. Ah, è accettabile questo qua. Ragazzi, ritorniamo qua. Potrei anche benissimo stare girato dall'altra parte, io mi trovo offendevole.
senti contento. Mi sono fermo che tu ti sei girato. Ok ragazzi, lo ammetto. Per un singolo istante ho pensato che mi stesse per sparare. Anche perché con la mia grandissima fortuna che mi ritrovo, ma non è fatto headshot. UMP. UMP. Avevo visto bene. Eh sì, come di qui. Ah, la granata, no? Oh, era qua. Ma muoio, va. Signori, ho messo male, lo so. Dunque, ragazzi, come dico sempre, nessuno ce la fa contro i signori hacker e cock. È inutile che ci tentate. Lo vi batteranno sempre. Vero che c'era il tizio con le mine? Ma scusate, uno scout. Come ha fatto lo scout a piazzare le mine anticarro? Ok, ragazzi. Sto delirando, sto veramente delirando in una maniera assurda. Va bene che il primo pezzo di video era abbastanza fuorviante. Per usare il termine era Johnny Creek. O Johnny Creek, come chiamano i nomi. Vabbè, fa niente. Lasciamo stare questa cosa qua, magari ho altre persone diverse. Anticarro nell'area che non muore 25%, solita fortuna. Ma quello lì ma quello invece qua. Secondo me qui c'è qualcuno che si diverte a rubare le classi di qualcuno morto per far venire agli altri ovviamente delle crisi mentali, perché c'è lui, ce n'è un altro, perché lui si chiede con che arma, cioè con che cavolo sta succedendo, no? Adesso questo qua lo scarso secondo me tira fuori C4, perché è però un bel piano, uno vede, vede un medico, non si aspetta che si anticarro, ma invece anticarro. Non ci sono più giocatori di Battlefield una volta. Ma col cavolo. Per la serie ci vuole un intero caricatore. E a questo qua un colpo, vedete, aveva il cecchino. Chi è stato quel genio che ha costeggiato i 12 lighi, devo andare a medaglia. Ragazzi, sono con 0% di vita. Significa che basta che mi danno uno sputo e io sono morto. E sono morto. Però, soldato Wolf, è arrivato il momento di morire. Sì, ma sti qua, cioè sto qua, io lo continuo. E non diventerò tizi, con la P90 che muoiono. C'è chi non è suicidio per non nulla, perché al 28% con i danni delle armi di Battlefield è un colpo. Facciamo due. Non so voi, io mi sento un po' preso in giro, ma in fondo il gioco è questo qua. Ora, ditemi che senso ha camperare. Cioè, posso capire che un cecchino camper, posso capire più o meno camperare per l'obiettivo, ma camperare con un buco del genere no. Cioè, significa che uno vuole fare uccisioni facili, che poi non serve a niente, perché se noi contiamo che no, usiamo un classico ragionamento di Battlefield, gioco per la squadra, campare un posto del genere non fa cosa serve per la squadra, forse elimini qualche nemico. Ma ripeto forse. Vabbè, un bug della ricarica è inesistente. Che giuro che è inesistente di Piero Calvino. E ragazzi non ho mai letto. Quindi non fatemi domande cosa racconti, perché io non l'ho mai letto. Però so il titolo per te.
Sapete quante volte lo sentito? C'ha quello dito. C'era quello dito. Ma di ragazzi, secondo me non la liberiamo più. Perché guardate quante gente c'è. Guardate quanta gente c'è. Guardate quanti stramaledetti tizi ci sono. Prima di essere invasori. Sembra di essere tornati in Vietnam. Ragazzi, quello lì l'ha preso, infatti. Quindi, visto che un calibro 50 non serve niente, io faccio un'altra. Faccio. Ecco. Ci do dentro con l'anciarassi, così almeno dormo una notte il mio compagno di squadra. Per quanto poca faccia, fa male. Per quanto poco faccia, fa male. Anche perché è morto! Aspettate. Io mi chiedo, sì, perché dopo quello che mi è successo all'inizio mi sono fatto, non avete sentito, ma io mi sono fatto il pensiero che i ragazzi non colpiranno più. Che nessuno ce la fa con quei signori, credo. Questo detto qua lo sentirete per tutti i restanti minuti del video. Ogni minuto sentirete se ce la fate, signore, che ricordo. E che ricordo. O sono tedeschi. Americani che non vanno in tedesco. Quanto è cambiato il mondo? Già. Vedi che dopo che hanno visto quello scritto nel missile, dicevano di più di cambiare arma? No. Magari era tornato. Magari quello stupido che ha anche tornato lì. Ma ammazzarlo. Non era neanche tanto stupido. Sì, vabbè. Perfetto, anche l'RPG. Ammetto di aver praticamente sbagliato tutto a fare una cosa di questo genere, ma no. Ragazzi, perdiamo B. Perché per una cosa, noi appunto siamo cielo, conquistando B, mi sembra anche giusto, quindi RPG. Vabbè, no, vado di HK53, però in caso di bisogno, ditemi che sono un genio, l'avevo previsto. Ragazzi, io so cosa succede. Ragazzi, ho tornato, visto che giustamente ogni volta che faccio un video devo suonare il campanello. Andiamo su A e faccio il cavo. E poi dovevo prevedere una delle cose più classiche che succedono, forse naturalmente al camper. Ma fa niente, anche perché adesso ho anche il BTC conto. Vedi che bello! Quanto amo Battlefield. Per queste cose qui ci vale passato il bello, ci hanno veicoli, li ho mancati tutti e due. Ma che mia schifo, no! Scusa. Ragazzi, ok, va bene, lo ammetto. L'ho ucciso con l'RPG, ma un po' cioè, se posso dire che è stato colpo perché io stavo caricando. Me lo sono trovato davanti, ragazzi, io ho sparato. Perché questa qua è uno dei tanti discorsi che poi vi farò sul fatto che non è ammassato, fa niente. Comunque io molte cose sono automatiche. Cioè io adesso ormai quando sono tornato indietro schiacciare uno, cioè non ci penso. Non penso su che arma ho. Cioè l'unica cosa che massimo penso è se sia automatico oppure no. Però se no io non ci penso più. Eh sì, io non ci penso più. Ciao. Cioè non è una, co è una cosa automatica. Cioè, ve l'ho detto, perché la prima cosa che cerco di fare. Ragazzi, eccoci qui, adesso ho avuto un altro piccolo problema, questo qua sarà un gameplay a pezzi, cura. So, qua ho qualcuno che qua mi sparano a caso. No, avevo un nemico. Sì. Vabbè. Proprio lo volevo fare io questo qua perché vabbè ha qualche problema anche sto sistema qua, cioè veramente proprio come si è buttato è troppo bello da vedere, è troppo bello, è troppo bello come si è buttato. VTC, ah sì.
qua veramente io qua sto andando a cercare di tirare giù questi maledetti veicoli schifosi. Dovete riuscire? No, che sono un po' accavolato visto che ero in quella che si potrebbe definire in linguaggio militare una posizione di vantaggio, perché sono più in alto. Ragazzi, essere più alto del nemico significa in linguaggio strettamente militare, perché nel gioco non è così, essere in vantaggio. Nei giochi in realtà non è così. 5%. Mezzo coro, uno sputo l'avevo già ucciso, ma fa niente, si era metà lo bravo. Ragazzi, forse non ve l'ho detto. Ovviamente mi sono fatto la proposta e mi sono detto, usiamo solo armi vecchie, casca, fin quando è possibile. Visto che non esistono pistole che esistono in vecchio casca, non li posso naturalmente usare. Naturalmente non uso tutte le armi, visto che la seconda arma che mi ricordo come si chiama del genitore, mi fa schifo. Non la posso vedere io. Non la posso vedere io, per quanto veramente mi faccia schifo. Quindi naturalmente non la userò, non userò tutto, anche il Famas è incontrollabile. Altro da me, i cecchini ragazzi, che faccio fuori con i cecchini, infatti ho messo la PP19. Oh, PP90 non ho perché ho giocato MV3. In cui c'era anche in altri giochi, non mi ricordo quali giochi. Ma c'è un altro gioco. Tutti i miei lab sono abbastanza a caso, anche perché adesso non ho il tempo bene sott'occhio, quindi non ho la minima idea di quanto tempo sto registrando. Sì, cavolo, io rientro, mi hanno già agganciato da 40 anni. Ma un camper, non so, ho l'impressione che fosse un camper. Stavo lì aspettando, secondo me lui comunque l'aveva abbastanza poi visto. Ragazzi, non ho mai, scusa, era in default verticale, come che ha fatto? Cioè, prima non l'ho mai fatto, cioè io. Qualche volta quella piccaccia perché non li so usare. Perché io piccaccia non li so. Mamma mia, proprio da forse da 50 metri, oh. Da 100 metri non so che cosa faccio, vedo che l'orografico non è adatto per le distanze, ma visto che io con l'acqua ancora non c'ho più che fare niente, che era abbastanza interessante, perché la prima volta che ho visto l'acqua che era le corse, mi ha subito detto, è mirino perfetto, perché 4x è buono, e secondo me è una cosa c'è fra. Il nome fa lontano e vicino, in realtà è tutto fuorché questo, soprattutto in Battlefield non c'entra niente, tutte cavolate, sono due eli concia. Ok ragazzi, adesso è una grandissima presa in giro, questa è grandissima presa in giro con l'L96 schifoso. Entriamo in back to carta, giustamente non lo so. Ragazzi, i cecchini non me li dovete chiedere. Qualsiasi cosa succeda, io i cecchini personalmente faccio schifo. Non sono mai riuscito a usarlo lì. Quindi lasciate stare. È inutile che ci tentiate, intanto non ce la farò mai. Ma io vorrei sapere che senso. Perché va in semiautomatico? Perché? Cioè, lo capisci, sono io che sono stupido, che lo metto in semiautomatico, o lui che è scemo, e te lo fa. Te l'ho detto, sono tutte quelle cose che io non ho capito e che non capiamo mai. È impossibile che io non... Ma se perché io non lo metto in semiautomatico, non lo metto mai. Ragazzi, cioè io... Mi ascolto, io non ho fatto uno, non ho mai il tipo di cambiarlo. Quindi mi sono detto, è inutile che lo metto. Sono automatico, quasi altre cose delle lastiche che avete fatto voi. Sembra un po' di... è abituato a usare il controllo, se capisco. Non c'è nessun problema.
non cambiate, chissà che problemi fa delle barche. Uno, anche questa volta condizione di carte. Ecco, questo qua è uno dei classici problemi di Battlefield. E cioè che con la storia di paracadute, lasciamo stare, comunque con la storia del paracadute, il gioco, cioè tu puoi andare in posti che gli altri non potranno mai raggiungere senza paracadute. E questo non rende il gioco della vita insomma è troppo facile ai camper. Provate a pensare come questo genere un camper quanto può semplificare la vita, sapere che a meno che non ti prende da dietro non uscirai mai. Si è messo in raffica, questo qua si è messo in raffica prima di morire, si è lanciato e vedete, si è messo in raffica senza che abbia toccato niente, senza che abbia toccato niente, si è messo in raffica. E vedete anche lì, il colore secondo me prima di decollare e hai decollo verticale, io decollo verticale non so fare, non ho mai imparato i comandi, anche perché mi piace, non li ho mai usati, non li ho mai, ragazzi io non ci sono dal tunnel, infatti mi ha ammazzato. Poi non si sa perché sia comparso. MG90. Andate a vedere in... Guardate un po' cosa faccio. Azione da... No, dammi... Ma dove vuole andare? Cosa vuole... Ma gli scemi capitano soltanto a me. Gli scemi capitano soltanto a me. E quelli strani li becco tutti io. Quelli strani li becco tutti io. Li becco tutti io. Allora. Mi hanno dato così. Insomma, sembrava quale che rallentasse. Un cavolo. Di che? Ora, domanda, dove si sono messi? Facciamo sentire la mia presenza. Non c'è nessuno. Che i miei compagni si erano scordati di cercare di conquistarla. Giustamente sono qui. Non capiscono. Dobbiamo conquistare per essere una tutti credono che sia. Ma non c'è. Mi sembra di aver visto un colore, secondo me sono sbagliato. Scusa, ho lanciato l'R! Dicevo. Qua ragazzi, gli R vengono lanciati. Veramente, sono un po' più buone la guida dei carri, cioè. Credo che non prenderò mai la patente per i carri, sapete ragazzi, non la prenderò mai, non la prenderò mai la patente per i carri, è inutile che ci tenti, lo so ragazzi che lì anche i tizi di un... Sì, vabbè, ero in una brutta situazione, cioè avevo gli Abrams, avevo un Abrams e l'Apache, c'erano gli Apache, cioè ma cose veramente che ti fanno, anche perché, ma scusa, dove sono i nostri elicotteri? Stendiamo un velo più intorno su quei due scemi. Eh sì, è un po' come lo scorso video, io mi trovo sempre davanti. Io, in squadra, ho dei geni delle tattiche militari, ma tizi.
che non sanno neanche dove girarsi. Cioè, sì, che non sanno neanche cosa significa cover. Mamma mia, dove c'è un tizio tornato così, cioè, proprio matissimo. Proprio almeno stanno lì. Cioè, capito, un tizio non so che gli passa davanti il nemico, che fanno un crogo di niente. L'ho detto, peggio dei bot. Peggio dei bot. Corri, caro mio, corri. Corri. C'è qualcuno che ne ha guato, dica io. Questa battuta è troppo bella. Un ragazzi, per chi se lo chiedesse, sì, l'abbiamo pure la Spec Ops The Line. Ma qua c'è qualcuno che sta sparando, o c'è la cecchina, però non c'è la tiratura. Ma dove sarà mai? Perché tu ci va a cambiare le stracci. Quindi se arriviamo nel mondo di Bertucca, alla fine sono rimasto con il G53, ma fa niente perché, ragazzi, qua i geni servono veramente tanto. Ma scusa, ma chi è che li stava sparando? Perché quello lì, no, dov'era? Dov'era? Poi ancora quello lì, dov'era? Ma scusa, non c'era nessuno! Non c'era nessuno! Ve l'ho detto ragazzi, secondo me qua qualcuno in Battlefield si diverti un po' con le missili, ma cosa stiamo facendo? Cioè, stiamo facendo piano di volo di un nabo, boh. Ma chi lo sa? Oh. Mine. Con mine C4, qua proprio nel mine C4. C4 sulle bandiere. Ragazzi, C4 sulle bandiere è il classico di Battlefield. È un classico. Classici supporto schifosi perché sono C4 tanto per caso. Ragazzi, non ce l'ho fatto niente a fare questa partita qua. Verrebbe veramente troppo lungo il video e poi chi lo carica e poi chi lo carica, che poi la mia connessione non lo carico più. Un top amico, un grandissimo olografico americano. Allora, se a questo punto direi che appena muoio, in che succederà molto presto, chiudo il video. Cosa vi ho detto a questo punto? Che quando muoio succederà molto presto? Io ormai so cosa vedere il futuro. Il futuro è più semplicissimo. Comunque lo do anche qui per tanto. Ragazzi, per quanto riguarda i camper, vabbè, comunque, vabbè, non ho anche ammazzato, quindi bella a tutti da Wolf.